Mi chiamo Alessandro Cattelan, ho 41 anni e ormai è chiaro che non abbia idea di dove trovare la felicità. Porca mignotta, ragazzi, ma siamo matti. Ho capito che non posso aspettare di seguire i miei sogni. Sono dei pezzi che ho fatto io. Ah, le fai tu? Sì. Quante ne hai? Non riesco a contarle. Roby, cosa fa? Adesso non gioca più a calcio. E niente, fa le anatre. Tu sei religioso? Mi piace la religione cattolica. Io penso che sia una religione ben congegnata. Noi mangiamo kasher, non sì, mischiare sì. Carne e latte. La mia regola è non mangiare animali di cui vedevi il cartone animato da piccolo. Urca. Io credo che la vita sia per il 20% quello che ti succede, ma per l'80% il modo in cui reagisci a quello che ti succede. Senti come ruggisce. Ecco. Forza ragazze, forza! Le sirene non dormono ragazze, forza! Piacerei subito alle donne. Ma anche un po' agli uomini. A volte io penso che forse avrei bisogno di ripartire da zero e di avere sempre la forza e la voglia di continuare. Nice to meet you. You're from Italy? Yes. Siamo in un campeggio prematrimoniale, quindi che cos'è la castità? Una sofferenza! E che premi sono quelli? Cosa avete vinto? Top anal performer e top squirting performer. Mollo e duro. Cadi! Oh. Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo una semplice domanda? È più facile far finta di essere felice, triste o spaventato nei film? Non lo so, devi chiedere agli attori, io non ci parlo.